Bene, pensate che senza poter guardare dentro all'interno, l'idea era che qui dentro ci fosse un omino, la teoria dell'homunculus, cioè che ci fosse un omino piccolino, preformato, già belle che fatto, e che l'uovo fosse fondamentalmente una sostanza per farlo crescere. Questa è la teoria dell'homunculus. Però forse sì, però, ho visto che c'è qualcosa da aggiungere. Non possiamo non aggiungere questa sì, è meglio cosa. Che tu spieghi allora, perché qui la parte materna è importante. La parte materna è importante, però non so. Allora, siamo al Teatro dell'Elfo, Corso Buenos Aires. Magari siete passati per via Spallanzani, che è qui nei dintorni. Spallanzani era un abate, un grande scienziato, ha fatto delle cose bellissime. Ed era, al contrario di questi signori che pensavano che ci fosse questo omino rimpicciolito all'interno dello spermatozoo, pensava che al contrario, all'interno della cellula uovo ci fosse un omino preformato e che gli spermatozoi, di cui non aveva ancora compreso bene il significato, fossero in realtà delle specie di vermicelli che servivano a questo omino contenuto dentro a questo uovone gigante, servivano appunto a questo omino per uscire e diventare un organismo adulto. Quindi insomma c'erano più o meno alla fine del 1700 queste due teorie che si contrapponevano e che se ci pensate erano fantastiche, non avevano ovviamente gli strumenti che abbiamo noi oggi per andare a studiare queste cellule. E sì, insomma, io devo fare la parte materna, perché insomma, essendo una femminuccia, non possiamo non dire quanto sono importanti i contribuenti, tutte quelle sostanze che la mamma mette nell'uovo affinché l'uovo sia in grado di dividersi, di dare origine allo sviluppo embrionale dell'embrione, quello che ci ha fatto vedere Carlalberto prima, del feto subito dopo e dell'individuo adulto, come dicevamo prima. E tutte queste sostanze, sono veramente tantissime, si concentrano in quella che noi chiamiamo citoplasma dell'uovo. Quindi se abbiamo in mente l'uovo della gallina, in pratica nel tuorlo, quindi nella parte rossa dell'uovo, quindi la mamma e tutte le sue sostanze che fanno sì che questo appunto individuo nasca insomma bello forte. Però sempre a questo proposito, questa è un'immagine bellissima, lo vedete, di forme diversissime di uova. Ci sono quelle classiche che conosciamo insomma tutti, che abbiamo ben presente tutti. Guardate questi qui, lo ammetto, non vi so dire di che specie sia, però insomma tutta a spirale, sarebbe la prossima volta, prometto, vi so dire di che specie è. Però vedete, sono tutte diverse, vi dà l'idea di quanto è bella questa cellula, non solo a livello di forma ma anche a livello di colori. Vediamo delle immagini che ci dicono proprio, queste sono uova di quaglia, vedete che hanno tutto il guscio chiazzato, o ancora le uova di emu, guardate, sono di questo colore blu scuro verde, sono bellissime, è vero, sono anche più grandi rispetto alle uova di gallina. E ci sono tantissimi studi, tante persone che studiano ad esempio che cosa determina il colore del guscio di queste uova. Sono sicura che se vi facessi una domanda, sono sicura che mi sapete rispondere. Allora, ad esempio, non so, gli uccelli, gli insetti, alcuni tipi di pesci che quindi depositano le uova nell'ambiente esterno, come si chiamano? Bravissimi, bravissimi, esatto. Ad esempio... Sì, è vero, vi meritate un applauso. Certi, bravi. Ci sono, vedete, sempre per il discorso che si faceva prima, di quanto sono belle queste cellule, guardate quelle dei pesci, così tonde, arancioni, sicuramente insomma qualcuno il caviale l'ha mangiato, l'avete visto in negozio, sapete com'è, insomma sapete la consistenza anche che ha in bocca, oppure quelle gelatinose della rana. Io alle scuole elementari avevo un'amica che insomma portava spesso le uova di rana e le vedevamo insomma trasformarsi in girino, quindi vedevamo avvenire questo processo meraviglioso, anche queste gelatinose, guardate quanto bella è questa cellula che alla fine svolge per tutti i tipi di animali la stessa funzione. Le uova di farfalla, se andate in internet, ormai tutti quanti abbiamo insomma l'opportunità. Guardate le uova di libellula, sono le mie preferite in assoluto, sembrano delle caramelline alla fragola perché sono rosa, piccoline, con delle sfumature bianche, insomma se le vedete sono veramente meravigliose.
per passare poi ai mammiferi. Noi teniamo le uova, eh sì, noi, c'è il topolino, però insomma più o meno è la stessa cosa. Teniamo le uova all'interno e stabiliamo questo contatto fortissimo con l'uovo e ci chiamiamo se vi. Un altro applauso, bravi, bravissimi. Siamo vivipari, quindi in questo caso vi abbiamo portato insomma il topolino perché in fin dei conti è un animaletto simpatico, dai. Ci sono altre specie, questa è difficilissima, quindi me la dovete dire, quelle che pur trattenendo le uova all'interno non stabiliscono. Ma siete bravissimi, bravi, esatto. Bravissimi, sono gli ovovivipari. Vi abbiamo portato due esempi, uno di questi è lo squalo, guardate di nuovo la bellezza di questa cellula. Questi si chiamano sacche ovari, che vedete come sono diverse rispetto a tutte quelle che abbiamo viste prima. O ancora ci sono delle specie di serpenti, ecco il topolino mi piaceva un po' di più. Anche loro sono ovovivipari, come ad esempio appunto lo squalo. Ci sono dei mammiferi, questa è una cosa curiosissima, l'ornitorinco, avete presente? È bellissimo. Oppure l'echidna, con tutte insomma le sue spine sul dorso. Loro sono mammiferi, l'avreste mai detto? Insomma, a vederli non è che assomigliano troppo al topolino, al gatto, al cagnolino, però insomma sono mammiferi e depositano queste uova nell'ambiente esterno. Quindi insomma abbiamo visto come la mamma e l'influenza quindi della mamma e di tutti i costituenti che la mamma fornisce all'uovo siano assolutamente fondamentali.